Allora, siamo col titolare del Bar Fico a via Galileo Ferraris e gli chiediamo cosa ne pensa della provocazione del presidente della municipalità che ha proposto di legalizzare la prostituzione a Napoli e di creare dei quartieri a luci rosse. Uno di questi quartieri potrebbe essere Gianturco. Lei cosa pensa al riguardo? È una provocazione? Ha invece una sua valenza, un'idea del genere? Sicuramente ha una valenza molto molto positiva, perché praticamente dopo le 6 di sera la prostituzione via Gianturco e Galileo Ferraris è all'aperto e praticamente è di uno squallore unico. Legalizzarla in queste zone sicuramente andrebbe molto molto meglio. Può darsi che è una cosa migliore. Qua da piccolo che vedo sempre una zona di prostitute, stanno sempre in mezzo alla strada, tutto sotto controllo camorra, tutto il resto. È meglio così forse, già so in Danimarca funziona così, altri stati. Secondo me è una cosa buona. No, sono d'accordissimo, perlomeno non c'è più lo scempio che c'è ogni sera, prostituzione, ragazzine che si prostituiscono. Fosse una cosa buona, diciamo, secondo il mio punto di vista. Ma siamo guardati, che non pensavamo qua. Le cose legalizzate sono sempre buone, no? Penso di sì. Che poi qua siamo a Napoli, chiavi di cotte, chiavi di grulle, chi va a Nantes, chi va a Rete, e siamo sempre sullo stesso posto. Non ci potremmo proprio fare niente più, è finita. E per una parte è buona, e per un'altra parte non è buona per i bambini che sono in zona. Questo è il problema. Ma io penso che sarebbe più opportuno costruire proprio una cittadella apposita per permettere la realizzazione di questo progetto. In un certo qual modo, come ha detto il signore qua, condivido in pieno questa cosa, insomma. Lei ha parlato delle prostitute nella zona, però ha dimenticato di guardare le prostitute del corso meridionale, a partire praticamente dalle 8 del mattino, che già stanno sul posto in continuazione, insomma. Non lo so il presidente che cosa ha pensato di fare, comunque queste persone si dovessero creare una situazione di metterle in un contesto generale per creare delle vecchie case di tolleranza più adeguate alla modernità di oggi, perché purtroppo è un lavoro, un vecchio lavoro che ha sempre esistito, insomma. Ecco, questo. Per me non sta bene questo fatto qua, perché la prima cosa che vedo toglie tutto, cominciano Gianturco, cominciano Biagio, cominciano qua, tutto, perché ha cominciato pure Gianturco qua, sta la donna, per me non stanno bene. Quindi voi la legalizzereste la prostituzione? Come no? Perché allora non c'era, allora c'era la legalizzazione, ci serve tutto. Stavo buono, malamente, chi non doveva fare niente si faceva lì, chi si faceva lì si faceva lì. Era la vita così, andava bene, ma adesso no. Come? Sì, sono a favore. Sicuramente. Non c'è il rischio che poi in questo modo la malavita si arricchisce ancora di più? Oppure non c'è il rischio di un decadimento morale della popolazione? Non credo, perché naturalmente queste cose si fanno di nascosto e quindi vengono fatte da sempre in un certo qual modo. No, perché lo controllerebbe lo Stato e così pagano anche le tasse, si controllano le malattie, è naturale, secondo me è naturale la prostituzione, è naturale, tutto naturale, tutto naturale.